Salve a tutti, questa volta siamo su Valiant Earth, uno dei pochi giochi degli ultimi anni che ha una narrativa di un certo tipo e di un certo livello soprattutto. Un gioco che permette di immergersi nella trama, uno dei pochi, anzi forse no, l'unico no, ma uno dei pochi. È dell'Ubisoft, l'anno non me lo chiedete, forse 2014, la piattaforma sulla quale è uscita, non lo so, adesso lo sto giocando per Play 4. Altre informazioni? Non c'è stato niente perché noi queste cose tecniche non ci interessano, a noi ci interessa l'opera in sé. Allora andiamo a vedere l'opera, non ci interessa se è uscita per SNES, per Nintendo 64, Game Boy, PlayStation 2, 1, 3, Xbox 4, Xbox 5, non ci serve niente. Andiamo a vedere l'opera. No, i collezionabili li ho già presi tutti, quindi li vedremo tutti, a meno che non mi abbia salvato. Allora a quel punto, se non mi ha non salvato, se l'abbiamo nel sedere, tocca riprenderli. E io non mi ricordo dove stanno. Comunque andiamo. Ah, io l'ho giocato, questo gioco l'ho finito tempo addietro, quindi la trama me ne ricordo zero. Ma come avevi detto che era una trama bellissima, che ci rimergeva? Che vuol dire? Io ho una memoria pessima. Andiamo, appunto per questo lo devo rigiocare e rinfrescarmela, la memoria. Andiamo. Sì, tu mate il zocco, andiamo. Liberamente ispirato agli eventi del fronte occidentale tra il 14 e il 18. 1 agosto 1914. Dopo l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono austro-ungarico, la Germania dichiarò guerra alla Russia. A causa delle alleanze in atto, la Francia iniziò a prepararsi al conflitto. Poche ore dopo l'annuncio della mobilitazione generale, ai tedeschi residenti in Francia fu chiesto di lasciare il paese. Karl era uno di loro. Spento il cellulare. Colonna sonora da brividi a sto gioco. Qualcosa di struggente. Carr era stato appena deportato, ma il fronte era insaziabile e alla fine pretese anche Emil. Emil è lui, non è Emil lei. partì per il fronte col dolore nel cuore, lasciando la fattoria di Saint-Mihiel. Anche lui, come tanti altri, non aveva idea di che cosa gli avrebbe riservato il destino. Ok. Primo straccio di gameplay, andiamo a vedere. Che vuole questo? Sì, comunque io sono dalla parte tua, ma vedi l'attacco di deficiente. Siamo tutti francesi qua. Dimmi. Che? Sì, ho ragione. Vado. Ah, mi devo cambiare? No, ecco, mi sono già cambiato. La velocità del fulmine. Le trombe. Vuole la tromba? Sì, scusa, vai, tromba. Ah, andiamo alla carica, va. Dica. Ah, questa è come si dice? Addestramento. Sì, ma io vengo dalla fattoria, non ho bisogno di addestramenti. Io combattevo con le capre, con le pecore, con le vacche. Cos'è? Scusa, scusa, Fran, che cazzo? Vai, devo mirare, tiro, vai. Tiè, granata, boom. Anche sentite la marcetta sotto, spero che si scarica il joystick. Anche la marcetta sotto, sentite tutti i particolari. Cos'è questo? No, i collezionabili me li ha levati tutti.
stronzo. Elmetto tedesco. Il leggendario elmetto tedesco a punta, il Pikelaub, no, Pikelaub, diciamo, fu in dotazione all'esercito fino al 1916, quando venne sostituito da un più efficace elmetto in acciaio. I diversi pezzi dell'elmetto, compresa la punta, che fungeva da difesa contro i colpi di sciabola, variavano in base al grado, al corpo e all'arma usata. Alcuni elmetti avevano la punta arrotondata, quindi questo è un elmetto tedesco. Chiaramente. Più dopo, l'avete mezzo! Che mo pari fa? Guarda, fa tagliare quello. Ah, vabbè, devo lanciare, certo. Che altra cosa devo fare? Bravo, bravo! E quello? No, questo è un altro elmetto. Vedi, mettevano sui cosi, sul, come li chiami? Spaventapasse, quelli che ho distrutto. Sui sozia mettevano l'elmetto tedesco per farti appunto riconoscere il nemico. Salve, piacere. Ecco. Sono addestrato adesso. Ah, vedi, ci stanno tutte le. Queste sono foto originali, eh. La dichiarazione di guerra. 28 giugno 1914, l'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono austro-ungarico, viene assassinato a Sarajevo. Per effetto degli accordi diplomatici e delle alleanze in vigore, l'evento trascina l'intera Europa in una guerra che, dato il coinvolgimento delle colonie, assume proporzioni mondiali. 1 agosto la Germania dichiara guerra alla Russia, 3 agosto la Germania dichiara guerra anche alla Francia, il 4 agosto l'Inghilterra dichiara guerra alla Germania, di riflesso. 11 e 12 agosto Francia e Inghilterra dichiarano guerra all'Austria-Ungheria. Bene, noi ci ricordiamo siamo francesi, eh? Cioè Emily, questo vecchietto. Beh, vecchietto, comunque se la cava, eh. Il Regio Esercito, Regio, non so che sia. Il Regio Esercito Italiano. Ah, parliamo di noi, ecco. Queste sono foto originali, guardate che belle. Il Regio o il Regio, non so, Esercito Italiano, all'entrata in guerra il 24 maggio 1915, contava 4 armate, 14 corpi d'armata e 35 divisioni, per un totale di 1.339.000 uomini. Manco troppi. Vabbè, italiani non è che proprio. La leva italiana prevedeva la chiamata al compimento dei 18 anni, ma durante la prima guerra mondiale la penuria di uomini comportò l'arruolamento anche dei cosiddetti ragazzi del 99, che furono precettati nel 17, in massima parte ancora 17enni. Le giovanissime reclute. Scusate il rumore della colonna sonora, molto bella. Le giovanissime reclute rinsaldarono il fronte, permettendo all'Italia di ottenere la decisiva vittoria di Vittorio Veneto a un anno dalla disfatta di Caporetto. Famosa disfatta di Caporetto. Quindi, vabbè, questo è chiaro, no? In Italia, proprio come al solito, messi male, eravamo talmente tanti in pochi che hanno abbassato la leva dai 18 ai 17. Quelli del 99, che erano nati nel 1899, non nel 1999, non i ragazzini di oggi. Che poi, ragazzini, adesso chi è nato nel 90, nel 1999 ha quasi 18 anni, eh? Quindi 17, che vedete? 17, che coincidenza. Quindi venivano arruolati anche i 17enni perché eravamo troppo pochi. Comunque. Le ferrovie. Allo scoppio della guerra le nazioni si trovarono nella necessità di dislocare le proprie truppe il più rapidamente possibile e le ferrovie svolsero un ruolo essenziale per la mobilitazione e i rifornimenti. In Italia furono massicciamente rinforzate le linee che conducevano verso il confine con l'Austro-Ungheria. Il coinvolgimento del personale ferroviario italiano fu massiccio. Su 156.000 ferrovieri in servizio, 13.000 furono richiamate le armi e 70.000 mobilitati al servizio delle forze armate. Vabbè, qui si parla dei treni. Qui avete la foto, guardate il baffo, eh? Felice il baffo. La caduta di Parigi dell'agosto 1914. All'inizio della guerra l'esercito tedesco fece rapidi progressi. Dopo aver invaso il Belgio, i tedeschi marciarono verso Parigi alla fine di agosto. Le truppe francesi si ritirarono in massa e le difese furono sfondate e aggirate. Molti soldati furono presi prigionieri o uccisi. I mesi di agosto e settembre del 14 furono i più sanguinari, con 180.000 vittime solo in campo francese. Essendo ormai iniziata l'era dell'opinione pubblica, le autorità francesi spacciarono la ritirata per una tattica militare. Va bene, comunque già 180.000 vittime. Credo che la storia inizi da qui, da quando la Germania invade Parigi e quindi i francesi devono ritirare. Ma guarda, mi fate capire. Ah, tan, tan, tan. E la fan tan 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 tan
Pam, pam, pam. Mia cara Maria, scusate. Siamo in viaggio per Parigi.
Questa atmosfera qui è stranamente allegra. Spero che il raccolto vada bene. Chiedi pure aiuto ai nostri vicini. Sono brava gente, così gentili e caritatevoli. Ti scriverò presto, appena sarò al fronte. Bacia il mio nipotino da parte mia. Anche il doppiaggio, eh? Doppiaggio che nei videogiochi è sempre... Al deposito ferroviario di Parigi, cercando il suo reggimento al binario 21, Emile avrebbe incontrato l'uomo che sarebbe diventato non solo un suo compagno d'arme, ma anche il suo amico più caro. Dicevo, il doppiaggio che di solito nei videogiochi non è molto considerato, infatti ci spendono poco e vengono fuori delle proprietà, qui devo dire che ha fatto bene. Qui è un gioco a enigmi. Che? Ah, ok, ho tirato la catenina, ho uscito il vapore e quelli si smettono di rompere i coglioni al giovane qui. Fanno del nonnismo o anche del razzismo, non so, perché quel tipo è nero. Prendiamo la bottiglia. Questa bottiglia? Salve. Ah, non ci posso andare qua? Perché? Ah, vuoi il vino? Ah, vuoi il bicchiere? Che vuoi? La vuoi? No, vuole pure il bicchiere, addirittura. Insaziabile. Questo cos'è? Lambrusco? No, sì, lambrusco. Spumante? C'è qualcuno con il quale posso parlare? Questo non vuole che passo. Aspetta. Ha fatto qualcosa? Che è caduto? Ah, vedi? È stato un fischietto. Fischietto da capospazione. Sì, capospazione. Capostazione. Ai tempi dei treni a vapore le stazioni erano luoghi molto rumorosi. In mancanza, vabbè, chiaro, in mancanza di altoparlanti o pannelli informativi, il personale era costretto a gridare per avvertire i passeggeri di arrivi e partenze. I fischietti erano molto utili per attirare l'attenzione. Anche adesso ci sono. Non i fischietti, sono i... sempre gli altoparlanti, fa sempre il fischio, fa quando sta per arrivare, sta per partire il treno. Ah, mo sei innamorato del... mo che l'ho lanciato, sei innamorato, ho capito. Cioè, prima ce l'avevo la bottiglia quella di spumante, poi l'ho lanciata e chiaramente adesso la vuole. Va bene. Che ne so, fai così, aspetta. Che devo fare? Già mi sono fermato, già mi sono bloccato. Questo c'ha il coso, c'ha il... la devi prendere, non era difficile. Non me la prendeva prima. Guarda, già una mezzanata a sto ubriaco. Guarda, già un'altra. Ma che c'è? Ma tipo un cannolo, che è? Boh. Vai, mo sei felice, tiè. Rompere i coglioni, eh. Ah, oh, che buono. Mo che tu... bello ciucco, te ne vai in marcia. Nuovo diario sbloccato. Sbagliato. Ah, vedi? Vabbè, questo è il diario dei personaggi. Oggi ho iniziato l'addestramento militare. Non posso fare a meno di pensare a Carl, che è il nuoro, no? Si dice nuoro? Vabbè, il marito o fidanzato della figlia. Che starà facendo lo stesso in Germania, ovvero arruolarsi. La dichiarazione di guerra ha sconvolto le nostre vite. Più che arruolarsi, addestrarsi. Spero che Mary e i vicini riescano a portare a termine il raccolto. Quindi questo sta pensando ancora al raccolto. Questo è il negretto, non vedo l'ora di tornare a combattere, così forse si attenuerà il dolore che ho dentro. Chissà questo che ha fatto. Questa non si sa chi è. Questo, vabbè, è il... lo leggiamo dopo, questa di... questa non si sa ancora chi è. Questo, abbiamo detto, è il nuoro, cioè il marito o il fidanzato, adesso non so, della figlia di questo vecchietto. È così strano tornare in Germania. Almeno Emily si prenderà cura di... non è Emily, o Emil. Si prenderà cura di Mary e di Victor. Le acque si calmeranno nel giro di qualche mese. È tutto così assurdo. Mary sarà la fidanzata e Victor è il figlio. Chiaramente lui non sa che pure Emil è stato mandato al fronte. Quindi lui si crede che dice: oh, me ne vado in guerra, però almeno c'è Emil, mio suocero, che bada a mia moglie e a mio figlio. Niente, pure lui è stato mandato in guerra. Lui fazione tedesca, lui fazione francese. Questa è la moglie del biondino, nonché figlia del vecchio. Abbiamo detto si chiama Mary. Dopo Carl, ora anche papà deve partire. Perché l'hanno richiamato? Non gli bastava cacciare il mio amato marito dal paese? Perché papà deve indossare l'uniforme? È vecchio per combattere. E ora rimarrò sola, con il raccolto quasi maturo e Victor a cui badare. Quindi la giovane è rimasta da sola. Che vuoi? Questo dice: qui sto già. Mi piace la musica e non posso passare. Ah, questi devo fare spanossi di vite. Aspetta. Che cos'è? Vabbè? E lei sta fatto una, ma non è che... Aspetta.
Io devo salvare, ricordiamoci che c'è ancora il negretto da salvare. Questo mi dice non puoi usare la scala e a me piace la musica. Boh, io provo a far così di nuovo. Vediamo se non ha effetto. Non è molto efficace. Boh, io lancio tutto. Provo un balordo. Sto proprio uno zingaro! Lancio tutta la roba per terra, spacco le bottiglie! Qua? Qualcosa, non posso fare nulla. Cos'è? Una lettera. Lettera di un soldato francese, 14 agosto del 14. Cari genitori, stiamo per partire per il fronte. Cacceremo i tedeschi dall'Alsazia e dalla Lorena. Non temete, sarò di ritorno entro Natale. Con amore, Marcel. Quindi forse non è ambientato quando la Germania invade Parigi. Questo sì, abbiamo detto sempre delle cazzate. Ah, ok. Ok, li devo mettere in ordine. Eccolo. Pam 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 pam
Pennino in metallo. Nel 14 le birre non esistevano ancora e i bambini imparavano a scrivere con i pennini in metallo, oppure, soprattutto nelle campagne, con le piume d'oca. L'enorme volume di lettere scritte durante la guerra diffuse l'impiego dei pennini in metallo, mi sembra chiaro. Qui domanda, devo tirare questo così se ne vanno pure quell'altro, da rompere i coglioni al negretto. Vai. Muovo dal negretto. Amico mio, Faruk! Per comodità lo chiameremo Faruk, questo. Qui ha detto dove vieni? Dall'America, dice, quell'altro. Oh, sta partendo il treno. Andiamo, bella fra, bella. 21 agosto 1914. Il reggimento di Emil doveva affrontare la 71esima divisione tedesca del barone von Dorf. L'allegria generale delle prime ore era scomparsa, lasciando il posto alla paura. No, mo. Io devo portare la bandiera come uno stronzo. Ma datemi un'arma! Che? Battaglione, viva la France! Viva le danse! Dopo tutto c'è la France! Vai, bon voyage! Annammi se. Ho voluto fare, no? Mamma mia, guarda come corro, vado più veloce dello schermo. Però, quelle sono tutte bombe e casche, no, non va proprio di essere preso una bomba. Ecco, parlato, preso in pieno, boom, preso chiaro. Aspetta, no, andavo troppo cazzuto. Quando ne vedo una, rallento. Rallento del tutto? No, non è preso tutto, niente. Non mi posso spostare né a destra né a sinistra. Ah, già cominciamo malissimo, eh? Cerchiamo di correre, va. Mi hanno detto che non paga la lentezza. Paga la velocità. Da qua. Sì, e dove che vado? Indietro? Occhio, prendo un pieno. A fine rompo il cazzo qua a spada. Ragazzi. Ma che si fa, no? No. Mamma mia come l'ho schivati. Porca mia. No, questa è via. Via. Carità, per carità, Dio mi ama. Non voglio morire, mo muoio. No, mamma mia. Via. Ma che ha fatto piano. Sì, ma va azzardata a ridarmi il checkpoint e fa parte del gioco. Ah, beh, dovevo morire. Cioè, morire, essere colpito. Qui una disfatta, devo dire. Questi sono i tedeschi. Ecco il Emil, nuoro. signora Marie Chaillon, il soldato Emil Chaillon,
del 150° Reggimento Fanteria, è stato colpito da fuoco nemico il 21 agosto. È ora prigioniero e ci auguriamo che si faccia vivo al più presto. Beh, questo lo manda la Francia, cioè lo Stato francese. Freddy, americano di nascita, si arruolò volontario nelle forze francesi all'inizio del conflitto. Dietro il suo coraggio si nascondeva un uomo già devastato dalla guerra. Un uomo con una sola ossessione: punire chi gli aveva distrutto la vita. Fu durante la battaglia della Marna che Freddy riuscì infine a rintracciare il reggimento comandato dal barone von Dorf. Beh, è abbastanza chiaro quello che è successo, no? Emil è stato colpito, è stato, da quello che dice, quello che hanno scritto alla figlia, è stato preso prigioniero dai tedeschi. Questo è il suo amico americano, cioè amico, non sono ancora amici, ma lo diventeranno. Comunque era americano, cioè è americano, e si è arruolato nell'esercito francese per, non so, non spiegano bene, accennano a un passato nel quale gli è stato tolto tutto e lui vuole vendetta. Comunque si è vista la foto che sta a Parigi con quella ragazza, era un uomo ricco, si vedeva da come era vestito, e adesso si ritrova mezzo ignudo, vabbè, per vendetta. Evidentemente si vuole vendicare di qualcosa, poi lo scopriremo. Ah, vedi, c'ha in dotazione le cose, le pinze, le toronchesi. Mamma mia, che pugni d'acciaio. Diario. L'ennesima giornata trascorsa a marciare, oggi per la prima volta abbiamo sentito un colpo di cannone. Io non voglio uccidere nessuno, devo smettere di pensarci e provare a dormire. Questa è roba vecchia prima che venisse colpito. Questa invece è nuova. Quella lettera mi ha spaventato. Povero papà, è stato ferito e ora è prigioniero dei tedeschi. Non so se sia grave né se lo stiano curando come si deve, ma sembra che i prigionieri possano ricevere lettere. Vi scriverò domani. Vabbè, la figlia è preoccupata e vorrei anche vedere. Andiamo. Che è la bomba? Ah, no, questi non sono amici, questi sono amici. Aspetta, Aspetta, c'è un oggetto lì. Bottone dorato di uniforme francese. La divisa blu dell'esercito francese aveva i bottoni dorati. I bottoni scintillavano al sole e facevano dei soldati bersagli fin troppo facili sul campo di battaglia, e i pantaloni rossi non miglioravano certo la situazione. Beh, certo, i francesi hanno sempre dato molta importanza all'estetica, e poi infatti sul campo venivano presi facilmente perché brillavano di notte, cioè. Oh, mica mi vuoi mettere su tutto. Sì, questo mi continua a dire che devo far saltare il ponte. Con volentieri, fammici arrivare però. Qui c'è una tomba. C'è un oggetto? No. Eccolo il ponte finalmente. Qui c'è uno stronzo che mo gli lancio la granata o faccio fuori. Aspetta, sta fermo. Prima devo scendere la scala, secondo me. Mo sfocco qua, dovrebbe scendere la scala. Infatti adesso, senza morire, mentre lui ricarica, noi ce ne andiamo sopra. Ok, prendiamo un mattone, usiamo per colpire questo vecchiettino, che però non si fa niente, non è possibile. Tirato un mattone dei 2 kg in testa, non è morto. Io lo rilancio, vediamo se c'è. No, aspetta, io lo lancio qua, vediamo se c'è. Un culo altro che me lo chiesto lì. Dai, coglioni. Non ci andiamo giù. C'è una cosa qui. Mappa. I soldati non avevano in dotazione navigatori. Pensate, grazie al cazzo. Navigatori satellitari per orientarsi, ma soltanto una bussola e una mappa. L'orientamento era un compito affidato unicamente a ufficiali e sottufficiali. Vabbè, comunque una mappa, tra l'altro. Questo tutti souvenir, tra virgolette. Non è che ti fanno un po' rivelazione, non è che ti servono a qualcosa, Vai. Ecco, staccato. Vai. Cosa c'è? Boom.
Andiamo? Farouk, andiamo? Andiamo? Bomba. Bomba, non bomba. Arriveremo a Roma, malgrado voi. Esplode, che non esplode. Mazza, che potenza. Grande, grande. Contro le leggi della fisica. Aspetta. Cos'è? Cartucce tedesche Mauser 7,92 mm. Boh, io non ci capisco molto delle armi. Il diametro delle munizioni da mitragliatrice tedesca era identico sia per le più leggere machine gun MG 42, quello che è stato Call of Duty, può essere Call of Duty 5, sia per le massicce Schwerma SMG, pure questa è un'arma che si ritrova sicuramente in Call of Duty, in Battlefield, non lo so. Non avendoci mai giocato, lo stesso calibro venne adottato anche per i fucili tedeschi Kar 98K, pure questo Call of Duty 5. Solo la pistola C96, che non è, attenzione, l'android di Dragon Ball, in dotazione agli ufficiali aveva un calibro ridotto 7,63 mm. Vabbè, questa è così una spiegazione così molto veloce sui calibri delle pistole, sui calibro, no, sui calibro delle pistole, o sui calibri delle armi delle pistole. Qui direi che è meglio non avvicinarsi troppo. Adesso sì, però. Vai, vai, taglia la mia. Prendi questa, lancia granata. Ora lancio qua. Non credo serva qualcosa. Vedrai. Vedi, qualcosa è servito. Gli abbiamo aperto sopra la testa, non si è accorto di niente, e poi gli piomba una granata in testa. Come si è, ah, non si è accorto. Scappa, peccato, volevo ucciderlo. Attenzione. Fra, oh fra, che cos'è? Ah, devo usare la mitragliatrice. Vediamo, belle foto. Gli americani nell'esercito francese. 128 americani si arruolarono nell'esercito francese allo scoppio della guerra, tra cui il poeta Alan Seeger, o Seeger, non lo so. La maggior parte di loro entrò nella legione straniera e combatté nella battaglia della Marna. Altri scelsero l'aviazione, quindi gli aeroplani, formando la squadriglia Lafayette. In 24 persero la vita per la Francia, da cui lo stesso Alan Seeger o Seger. Attenzione, la tensione dedicata a questi volontari dalla stampa statunitense svolse un ruolo decisivo 3 anni dopo nel convincere l'opinione pubblica della necessità di entrare in guerra. Vabbè, chiaro. La battaglia della Marna. Concepito ben prima della guerra, questo dovrebbe essere questa che stiamo vivendo adesso nel gioco, la battaglia della Marna. Concepito ben prima della guerra, il piano Schlieffen prevedeva una rapida sconfitta della Francia con un attacco dal Belgio e nella Francia settentrionale. Dopo la pesante sconfitta subita nel mese di agosto, il 6 settembre le truppe francesi affrontarono i tedeschi nella prima battaglia della Marna e riuscirono così a difendere Parigi. La battaglia segnò una prima battuta d'arresto dell'avanzata tedesca e mise in crisi il piano germanico originario. La linea del fronte si spostò più a nord e lì si fermò nel mese di dicembre, quando ebbe inizio la guerra di trincea. Beh, guarda questa bambina, guarda il sorriso di quel soldato. Le mitragliatrici. La Grande Guerra mise in luce i progressi tecnologici dell'epoca, simboleggiati dalla mitragliatrice. La nuova arma poteva sparare fino a 200 colpi prima di surriscaldarsi e fu subito integrata nelle tecniche d'assalto della fanteria. Il rapido dislocamento di mitragliatrici sul fronte fornì alla Germania. Sì. Il rapido dislocamento di mitragliatrici sul fronte fornì alla Germania una considerevole superiorità nella prima fase del conflitto. Quindi diciamo che la Germania, sappiamo bene che fatta la tecnologia a quei tempi era molto avanti e c'aveva molte mitragliatrici, le altre un po' di meno. Le bandiere erano i simboli dell'unità militare e costituivano trofei da conquistare. Prima di essere catturati, i soldati si premuravano di nascondere o di seppellire la propria bandiera. Con l'inizio della guerra di trincea, le bandiere scomparvero dal campo di battaglia e da allora in poi furono utilizzate solo durante le parate militari. Bella sta foto, eh? Bella, bella. Queste chiaramente credo siano rifatte, cioè modificate, perché a quei tempi non credo venissero così bene. Questa secondo me non è originale, questa foto. Questa sì, questa pure, questa no. Non so perché. La vedo troppo bella, troppo precisa. No, nel senso troppo la qualità, troppo alta la qualità. Sembra fatta da una fotocamera a 15 megapixel. Che era quello, dove sta? No, non puoi salire. Dove ci stanno stronzo e spara. Vai, muovo così. Oh. Vai.
Sì. Dove vado? Serve un oggetto. Posso fare nulla, eh? Non c'è niente, eh? Sfugge qualcosa. Non ho oggetti. Ma sicuramente c'è qualche oggetto, non lo vedo io. Dovremmo X dappertutto. Ah, vaffanculo, va. Coglione adesso. Comunque, direi di fermarci qui. Per quest'oggi, capitolo 1 dovrebbe... No, capitolo 2. Non lo so, ma non è importante il capitolo. L'importante è che ci fermiamo qui per oggi. Spero vi siate goduti il gioco, che secondo me è una piccola perla videoludica. Spero che la colonna sonora si sia sentita bene. Spero che non mi blocchino i video per copyright, del quale non ho capito assolutamente le regole. Ti mettono a disposizione guide contro guide, non si capisce nulla. Io ancora non ho capito se monetizzo, le regole valgono o no. Io non monetizzo, comunque non mi interessa, quindi... Anche perché poi che monetizzo? 10 visualizzazioni che te monetizzi. Ma nemmeno un centesimo. Comunque, non so se mi blocchino i video, speriamo di no. Questo comunque è il primo episodio. Ciao a tutti!